fare chiarezza sullo stato dell'arte e delle misure che si stanno mettendo in campo per arrivare a una data a cui come Movimento 5 Stelle teniamo particolarmente, che è quella del 7 gennaio del prossimo anno, giorno in cui finalmente la scuola secondaria superiore ripartirà con la didattica in presenza per almeno il 75% della popolazione scolastica. Non è ovviamente la totalità, ma è una chiara indicazione della volontà del Ministro per l'Istruzione Lucia Azzolina di voler mettere, nonostante e compatibilmente con le esigenze dettate dalla pandemia, la scuola al centro delle scelte del Governo e del Paese. Non c'è ripartenza se non si riparte proprio dalla scuola. Ma garantire la didattica in presenza ogni giorno a circa 150.000 studenti in 311 sedi diverse richiede un impegno coordinato ed unitario di diversi soggetti, molti dei quali esterni evidentemente al mondo scolastico. E quindi partiamo dal tema della mobilità, quindi dei mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e ritorno, utilizzando quindi il TPL. Su questo ricordo che a settembre la riapertura dell'anno scolastico, che non è un evento imprevisto e non noto, è stata da questo punto di vista, quindi quello dei trasporti, come minimo travagliata e accompagnata da criticità reali rispetto alla capienza e agli orari del TPL, peraltro unici aspetti su cui ci si è massimamente concentrati, quando era invece fondamentale che le istituzioni agevolassero scelte coordinate tra scuola e trasporti proprio per approntare gli ingressi scaglionati. Questi sono ovviamente problemi che non devono ripresentarsi a gennaio. Lo abbiamo detto tante volte, serve un intervento straordinario ricorrendo anche a mezzi nati per altre esigenze, ma siccome i bus, qualcuno se lo ricorda, non si comprano al supermercato, serve e serviva anche prima una riorganizzazione appunto degli ingressi e delle uscite. E se fossimo davvero bravi, anche una riorganizzazione degli orari della città, degli uffici e dei servizi. Un'operazione che, se vogliamo cogliere appieno questa occasione, potrebbe e dovrebbe anche andare oltre l'emergenza. In secondo luogo abbiamo l'esigenza di assicurare realmente infrastrutture e strumenti per la didattica a distanza, che continuerà a essere utilizzata non solo dal 25% degli studenti, ma potenzialmente da tutti, a turno. E anche in questo caso abbiamo visto criticità infrastrutturali e strumentali che possono creare reali permanenti discriminazioni tra territori e fasce sociali. Un esito ovviamente che non è accettabile. Poi c'è l'assoluta necessità di tracciare con rapidità e completezza i possibili contagi per evitare che la lentezza che caratterizza ciò che oggi accade per lo più fuori dalla scuola determini nuovi blocchi dell'attività in presenza. Se ai prefetti il governo ha dato il compito di coordinare le diverse competenze in campo e gli interventi per la riapertura ordinata e sicura delle scuole, alla regione spettano la programmazione del TPL, il diritto allo studio e le politiche per la salute. Per questo le chiedo, Assessora, quali misure stia mettendo in campo la regione per far fronte alla fase di riapertura della didattica nelle scuole superiore al 75% della popolazione scolastica rispetto anche ai temi da me sollevati. In riferimento all'oggetto dell'interrogazione, preme precisare che il DPCM è stato firmato il giorno 3 dicembre 2020 e successivamente a ciò i prefetti hanno calendarizzato i tavoli di coordinamento previsti dal DPCM stesso, anche sulla base della circolare del Ministero dell'Interno del 5 dicembre del 2020. Al momento sono stati riuniti i tavoli di coordinamento dei trasporti di Forlì Cesena, Modena e Rimini, mentre proprio oggi sono calendarizzati quelli di Bologna e Piacenza. Domani risulta convocato quello di Ferrara. Con ogni evidenza non è possibile oggi definire le soluzioni organizzative adottate dalle singole scuole, essendo le stesse oggetto dei tavoli di cui sopra in corso di svolgimento. Contestualmente, il massimo impegno profuso dalla Regione per il reperimento di ulteriori mezzi configura ora la possibilità di estendere la flotta di circa 70-80 autobus rispetto alla dotazione aggiuntiva già assicurata di 350 mezzi rispetto al piano iniziale. Si tratta di un potenziamento consistente teso a agevolare al massimo l'obiettivo fissato dal DPCM, ma che presuppone in ogni caso uno sforzo organizzativo non meno importante da parte delle scuole circa la necessità di prevedere turni e scaglioni negli orari di ingresso e di uscita, al fine di assicurare anche il rispetto del limite fissato per la capienza dei mezzi pari al 50% del totale. Naturalmente è positiva la notizia che ci si sia finalmente attivati. Oggi però è il 10 di dicembre, la scadenza, diciamo la ripartenza è il 7 di gennaio, il tempo
è poco e io mi vorrei focalizzare su quello che penso sia il tema dei temi, ovvero gli ingressi scaglionati, perché ormai penso sia chiaro a tutti che se non interveniamo in questo senso, l'aumento del rischio, il rischio dell'aumento dei contagi è oggettivo ed è una problematica con cui dovremmo fare i conti. Mi dispiace anche non poterlo dire direttamente all'assessora Salomoni, che si sia messo in discussione a ottobre l'operato della ministra criticando la scelta di ridurre la didattica in presenza per evidenti motivi di contenimento dei contagi, però credo che allora, se queste erano le dichiarazioni, fosse il momento già di intraprendere la strada del coordinamento tra le scuole e i trasporti pubblici, che è arrivata oggettivamente e tardi e solo grazie al fatto che è intervenuto il governo. Io però non posso fare altro che augurarmi che diciamo, l'attività della Regione, che si sta preparando appunto al rientro in classe degli studenti, vada il più veloce possibile, perché appunto il 7 gennaio è dietro l'angolo e noi dobbiamo garantire una ripartenza del mondo scolastico in totale sicurezza.